Centro Commerciale Mongolfiera non è la prima volta impegnato nel sociale, adesso un'altra iniziativa qui nella galleria. Quali le motivazioni che vi spingono per questo tipo di iniziativa? Noi abbiamo pensato di fare questa iniziativa di raccolta di materiale di scolastico usato da poter regalare comunque ai bambini più meno abbienti della città di Foggia. Questa iniziativa inizia oggi e terminerà alla fine del mese di settembre per circa 3 mesi. Saremo qui ogni mercoledì dalle 17 in poi e raccoglieremo tutto il materiale usato per i bambini delle scuole. Non è la prima volta che la mongolfiera è impegnata in questo? No, la mongolfiera è sempre impegnata nel sociale con diverse attività che coinvolgono comunque il territorio. Con Afonsina Stallone parliamo di Ciao Bambini, di cosa si occupa questa associazione? Allora, Ciao Bambini si occupa di sostegno alla famiglia, in particolare all'infanzia in difficoltà. Noi siamo nati come siamo un gruppo di genitori adottivi che si è orientata verso l'aiuto con procedure verso l'adozione internazionale, per cui adesso piano piano crescendo arriveremo anche a diventare un ente autorizzato per fare questa attività. Comunque sia, teniamo uno sportello di consulenza e assistenza per le famiglie. Dove siete? In Viale Candelaro, quindi famiglie che hanno necessità di essere aiutate verso questa direttiva. In più ci occupiamo di servizi alla famiglia, ovviamente ai minori con le relative famiglie, quindi cerchiamo di crescere un po' attraverso lo sviluppo di alcune attività sempre a favore dei bambini, della famiglia, e così piano piano portiamo un po' di aiuto. Adesso con questa iniziativa cerchiamo di aiutare famiglie bisognose che hanno necessità, cioè che hanno bambini che devono andare a scuola e quindi non possono avere l'opportunità di comprare materiale scolastico, per cui raccogliendo questo materiale ovviamente in discrete condizioni noi cercheremo di soddisfare un po' i vari bisogni delle famiglie.